Cari amici di androidblog.it, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, non vi preoccupate, non è successo niente di particolare, solo oggi andiamo a fare una video recensione un po' particolare, perché grazie a Philips abbiamo la possibilità di testare per voi un display. Ok, mi direte, ma che c'entra? Di solito proviamo telefoni, tablet e quant'altro. C'entra, è un display molto particolare di Philips. Dicevamo, la serie è la E-Line, il modello in questione che abbiamo a disposizione è un 23 pollici ed è la sigla che lo contraddistingue, 237E4, e ha una caratteristica, ha tante caratteristiche, diciamo che quella che interessa di più noi che facciamo, seguiamo il mondo smartphone, il mondo della mobilità, è che ha è già predisposto per consentire di usufruire al 100% di tutte le potenzialità della tecnologia MHL. MHL, che è, chi non lo ricorda, quella tecnologia che ci consente di riprodurre tutto quello che abbiamo sul nostro dispositivo su un display esterno. Generalmente lo si fa tramite un monitor, tramite un televisore Full HD, a volte con qualche problema di piena compatibilità, soprattutto nelle impostazioni o magari nella definizione. Ecco, questo monitor è già pronto. Adesso spero di riuscire a fare una video recensione appropriata. Ho dovuto allestire un set per cercare di fare vedere al meglio quelle che sono le sue potenzialità. Vi faccio vedere rapidamente cosa abbiamo e di cosa dispone a livello fisico questo display. Cominciamo a dire che è un LED, ovviamente, di ultima generazione. Ha il vantaggio di essere non solo un LED, ma un LED che sfrutta la tecnologia IPS, quindi con tutto quello che ne deriva. Vi ricordo che grazie a questa tecnologia questo monitor ha la possibilità di avere un angolo di visuale decisamente ampio, si parla di 178 gradi, quindi praticamente è possibile vedere l'immagine perfettamente da qualsiasi direzione. Ha la possibilità di essere ruotata l'immagine di 90 gradi, ha sicuramente un'ottima resa. Cominciamo intanto a vedere un attimino di cosa è dotato sul retro. Ok, perfetto. Allora, qui dietro abbiamo, intanto per iniziare, se riesco a far vedere perché il problema è nero lucido, ok, abbiamo questi due tagli qua, 1 e 1.2, che sono gli speaker, che sono già integrati all'interno del dispositivo. Intanto vi ricordo che sono integrati, però vi faccio vedere, il monitor è estremamente sottile, ha un design ultra slim, quindi molto bello. Andiamo a vedere cosa abbiamo ancora qua dietro. Abbiamo l'ingresso per l'alimentazione, abbiamo l'uscita per le cuffie, la possibilità di collegare direttamente le cuffie qua, l'uscita per uscita e ingresso per il microfono, abbiamo la porta VGA e abbiamo due HDMI, uno è l'ingresso standard, l'altro, che è anche contrassegnato, è quello già predisposto per la connessione HDMI, per la connessione MHL. Dicevamo, display con costruzione slim, quindi molto bello. Il bordo è tutto nero lucido, la parte posteriore, come avete potuto vedere, è bombata. La base forse non si riesce ad apprezzare molto bene, ma ha una lieve zigrinatura, sentite, molto molto gradevole. E dicevamo, vediamo un attimino rapidamente quali sono le sue caratteristiche principali, prima di vedere sempre rapidamente come si comporta in azione. Dunque, nella tecnologia MHL l'abbiamo vista, ha integrata la Smart Image Light, che è una tecnologia avanzata che consente di regolare
praticamente fa l'analisi dei contenuti nel momento in cui va, parte la riproduzione, magari lo vediamo in azione, e consente di regolare contrasto, saturazione, colore e nitidezza in modo automatico per avere sempre la migliore regolazione di quello che stiamo guardando. Il display ovviamente è un Full HD, non ve lo sto neanche a dire, 16 noni penso che l'avete visto tutti quanti. Altra tecnologia sempre di Philips, la True Vision, che consente di impostare in automatico i colori rispetto a, praticamente ha la possibilità di ricalcolare i colori con un algoritmo un po' più complesso rispetto a quello che viene utilizzato generalmente da piattaforme tipo molto più complesso rispetto a quello che richiede generalmente Windows o altri sistemi, quindi si ha sempre un'immagine il più possibile perfetta. Mi sono dimenticato di farvi vedere qua sotto questa parte qua, e me ne chiedo scusa, adesso vediamo se riesco a inquadrarla in maniera che si possa apprezzare, ma ne dubito, è un casino. Qua sotto ci sono i qua sotto ci sono i tasti di controllo. Allora, abbiamo il tasto power, il tasto ok menu, volume più, volume meno, la gestione degli ingressi e l'altro tasto per scorrere nei menu. I tasti sono tutti tasti soft, quindi sono a sfioramento, non hanno tasti fisici. Allora, adesso io provo, vediamo se riusciamo a fare una cosa fatta al meglio. Vado ad alimentarlo intanto, così cominciamo a vederlo acceso. La base è regolabile, è molto stabile, il braccio angolare è molto bello, si regola molto bene. Poi vado a collegare, adesso mi dice verificare collegamento, ovviamente vado a collegare il mio cavo per la connessione MHL. Andiamo a collegarlo dietro, perfetto. Vediamo di non fare troppo pasticci con i cavi. Lo faccio passare di qua, perfetto. E ora faccio che attaccarci il mio Galaxy Nexus, che come tutti sapete supporta questa tecnologia. Andiamo ad accendere. Mi chiedo scusa, me ne sono dimenticato un pezzetto, dovevo fare così. Colleghiamo il mio Galaxy Nexus ed eccolo qua. Ci siamo, come potete vedere il Galaxy Nexus è connesso e perfettamente funzionante. Ora vediamo un attimino di far funzionare il tutto. Intanto vi faccio vedere anche simpatica la cosa di poter riportare anche quello che succede sulla telecamera. Andiamo indietro, ma noi ci interessa la sua parte più multimediale. Allora, come vedete, tanto vedete la risoluzione, spero che si apprezzi, che è veramente molto buona. Aspettate che provo a zoomare un pochettino. Diciamo che si sfrutta al pieno la qualità. Chiedo scusa un attimo, vediamo se riesco senza fare troppi danni, perché sono un po' in una situazione con una mano sola, quindi faccio l'impossibile. Ok, la risoluzione è veramente molto buona, vediamo se riusciamo ad apprezzarla. Si sfrutta, dicevo, sfrutta al pieno il Full HD, vedete, non sgarra di niente. Ora andiamo avanti e andiamo un attimino a entriamo nella galleria e proviamo a guardarci un filmato. Intanto, vabbè, non fate caso alle notifiche. Allora, non è di qua, andiamo a vedere un bel video. Video, vediamo se abbiamo il solito video in Full HD, cioè in Full HD, scusate, il solito video in HD. Adesso ovviamente quando serve non lo trovo mai, perfetto.
Ok, così lo mandiamo a schermo intero. E abbiamo la possibilità anche di apprezzare le casse. Quello che si sentono sono le casse del display. Andiamo. Il volume è al massimo 100% come potete vedere. Adesso poi vedo di zoomare, vi faccio vedere anche le altre impostazioni. Allora, l'audio è decisamente molto buono. La ripresa, scusate, la riproduzione è assolutamente eccezionale, guardate. Zoom in un punto a caso. Decisamente, decisamente ottima. I colori sono molto belli. Una particolarità dello sfruttare il cavo HDMI, come potete vedere, se cambiano l'impostazione del volume. Aspetta che abbasso prima di diventare sordi. Allora, come potete vedere, qua la barra del menu compare, mentre invece sul display non compare, quindi ci continuiamo a vedere dell'immagine senza avere l'interferenza del display. Dunque, quindi avete visto, risoluzione molto buona e non solo, audio assolutamente eccezionale. Andiamo ad aprire un attimino un'immagine a caso, che vabbè, che ve lo dico a fare, è sempre quella, è il mio sfondo preferito ovviamente. Adesso sposto un attimo la telecamera, che vedo di farvi vedere un po' di cose. Allora, lo lascio un attimo qua sfruttando sempre la connessione HDMI e andiamo a vedere. Allora, vabbè, niente, ovviamente ho sbagliato tasto, poco male. Lo riaccendiamo. Un secondo, intanto provo a ricentrare la telecamera se ci riesco. Intanto vi ho lasciato un bel primo piano del mio braccio peloso. Allora, ovviamente vi ripeto, tutto sto facendo tutto al volo, quindi non è semplicissimo da gestire. In più sono in una posizione veramente precaria. Allora, dicevamo, questa è l'immagine. Da qua possiamo accedere al menu, ovviamente si sceglie l'ingresso e possiamo entrare nelle configurazioni. Vabbè, adesso ovviamente sbaglio a schiacciare. Allora, vediamo se ci riusciamo. Perfetto, immagine. No, eh. Vabbè, se è spento poi ci rientriamo dopo. Immagine. Ok, abbiamo. Chiedo scusa. Tanto vediamo se riesco a farvi vedere tutto. Abbiamo il formato di immagine e abbiamo la possibilità di svariare tra widescreen o 4 terzi. Ovviamente lasciamo widescreen. Poi abbiamo impostazione di luminosità. Adesso è impostato al 100% e abbiamo il contrasto al 50%. Abbiamo il Rip Smart che adesso è disabilitato. Allora, vediamo se si apprezza già sullo sfondo i cambiamenti. Allora, se io lo vado ad impostare, mettiamo più veloce. Ok, poi abbiamo il contrasto intuitivo che in questo caso è attivato. Proviamo a disattivarlo. Forse, ecco, vedete, schiarisce molto l'immagine. Spero che si riesca ad apprezzare dal video, però nel momento in cui io l'attivo, ovviamente succede sempre così. Allora, contrasto intuitivo, dicevamo, ora è attivato, se io lo disattivo, scusate, nel momento in cui lo disattivo l'immagine si schiarisce. Perché?
perché attivandolo lui va ad ottimizzare il contrasto per l'immagine che è in questo momento riprodotta. Poi abbiamo la possibilità di, chiedo scusa, io ho sempre qualche problema con questo tipo di tasti, perfetto, abbiamo la possibilità di andare a regolare la nitidezza dell'immagine in maniera automatica e abbiamo la possibilità di impostare l'overscan, che io sono un po' poco ferrato in questo campo, però è un'impostazione molto interessante, ok? In questo, attivando l'overscan ingrandisce l'immagine, come potete vedere va a fare praticamente, va a modificare le impostazioni al punto tale che i pulsanti, vedete, tutta l'immagine viene, ah scusate non si vede perché è zoomato, non si può vedere, ok, tutta l'immagine è riprodotta in maniera da andare a riempire sì lo schermo ma addirittura oltre, vedete? Ce la faccio a sbloccarlo? Ok, vedete? I tasti vanno fuori. Ora, nel momento in cui io la vado a disabilitare, tutto torna come prima. Con tutto proporzionato in modo giusto. Attivato, disattivato. Andiamo a vedere un pochettino le altre impostazioni. Dunque, vabbè, abbiamo le impostazioni audio, che abbiamo la possibilità di impostarlo standalone o silenziamento, abbiamo la possibilità anche in base a cosa utilizziamo, se utilizziamo le cuffie o il colore interno, abbiamo la possibilità di gestire la temperatura del colore, 6500K o 9300K, abbiamo la possibilità di regolare la tonalità sRGB, chiedo scusa, cosa ho fatto? Dove sono andato? Vabbè. Dicevamo, colore, tonalità sRGB e la possibilità di selezionarlo personalizzato, quindi rosso, verde o blu. Vediamo un attimino, andando ad accendere, se si vede la differenza. Allora, così, no? Ok, allora, siamo qua. Allora, così è sRGB. Così, così niente, perché siamo usciti, allora, ok, così è personalizzato, quindi rosso al 100, verde 100, blu 100, e così invece è temperatura del colore 6500. Andiamo a provare a cambiarla, 9003, vedete, si scurisce molto, le tonalità diventano molto più cariche, a me non piace, preferisco di più questa. E poi andiamo avanti, abbiamo, vabbè, la solita impostazione della lingua, le impostazioni OSD che riguardano praticamente il menu orizzontale, verticale, la posizione in cui viene impostato il menu, dopo quanto esce in automatico, dopo 20 secondi, se lo vogliamo trasparente oppure no. E poi abbiamo la configurazione, che abbiamo la notifica della risoluzione, possiamo anche attivarlo, vediamo, forse quando esco dallo standby me lo fa vedere. No? Vabbè, quando si collega una periferica o qualsiasi altra cosa, ovviamente compare il solito pop-up. Vediamo se lo disattivo. Vedete? Ecco qua, 1920x1080 60 Hz, ed è quello che ci interessava sapere. Andiamo avanti. Sempre una configurazione, abbiamo, vabbè, la possibilità di resettarlo, in questo momento non ci interessa, o le informazioni. Le altre in questo momento non sono selezionabili, non so se dipendono da altri tipi di impostazioni o se proprio non sono selezionabili, comunque
poco importa. Direi che abbiamo visto quasi tutto, non c'è moltissimo ancora da dire, se non che il monitor è sicuramente ottimo. La possibilità di utilizzare e di sfruttare pienamente questo tipo di tecnologia soltanto dei pro, perché io ho un televisore che purtroppo ha problemi con nel momento in cui collego l'MHL viene sfalsato, l'immagine viene spostata un po' a sinistra e non capisco il perché, e i contenuti non sono tutti fruibili al 100%. Invece con questo qua devo dire che non ho ancora avuto nessun tipo di problema. Ovviamente, inutile dirlo, funziona come un monitor normale, non ha nessun tipo di problema. Ora vediamo soltanto l'ultima cosa, che volevo farvi vedere, sempre se ci riusciamo. Allora andiamo a sbloccarlo, che non c'era tanta voglia. Rientriamo di nuovo in galleria e ho appoggiato male il telefono, chiedo scusa. Ho il cavo che fa un po' le bizze, ma è il cavo, non dipende dal monitor. Purtroppo questo cavo qua ha subito un po' di tutto, quindi non se l'è passata tanto bene negli ultimi periodi, da quando ho i bambini. Purtroppo ci hanno messo mano e ogni tanto scrolla. Comunque volevo vedere se riuscivo a farvi vedere l'angolazione a cui si riesce ad arrivare guardando il display. Vedete? Siamo praticamente paralleli e le immagini si vedono ancora. Proviamo anche dall'alto. Questa è l'angolazione della visuale. Scusatemi sempre. Come potete vedere, ora vabbè, c'è anche una luce stupida, perché ho cercato di fare in modo di rendere i contenuti fruibili nel miglior modo possibile, però comunque l'angolo di visuale è veramente molto notevole. Inoltre veramente, credo che l'abbiate notato anche voi durante la recensione, ha veramente pochi riflessi. Il display è molto bello ed è piuttosto leggero, molto stabile. Devo dire veramente un ottimo monitor. Per il momento direi, amici di androidblog.it, che è tutto. Quello che dovevamo vedere l'abbiamo visto. Recensire un monitor, quindi ho cercato di fare del mio meglio. Se avete domande, richieste o qualsiasi cosa, sono a vostra completa disposizione. Per il momento è tutto, ciao a tutti dal vostro Alessandro.